Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto un nuovo video diverso dal solito. Vi starete chiedendo perché sei in giro di notte, ma non è notte, ma sono precisamente le 6:18 e tra poco prenderò l'autobus e andrò a trovare la mia ragazza. Sono a colazione dell'autobus, c'è mio padre che mi sta accompagnando e spero di non perdermi perché è la prima volta che prendo autobus e cose del genere. La mia paura più grande è quella di cagarmi addosso perché fuori paese c'è un bagno, ma ok, speriamo vada tutto bene. Adesso siamo qui, stiamo aspettando di fare i biglietti perché dice deve arrivare l'autobus e ci sentiamo dopo. Ok, allora ci vediamo dopo, va bene? Va bene, ciao. Buona giornata. Ben arrivati in Bangladesh. Ma la vera domanda è, Leandra, in tutto ciò, dove minchia è? Cioè, non so neanche come si sentirà l'audio, però. Ok. Cioè, una ragazza di 2 metri, in teoria dovrei vederla, però no, non vedo un cazzo. Stiamo girando per Mirabella. Mi ha portato in questo posto strano. Là c'è lei. Già ti ho ripreso. E stiamo girando in giro. Sessa. Stiamo girando in giro. Cioè, alla fine sembra un pochettino figo. Certo, non c'è un cazzo, però. Boh, ci può stare. Comunque, cioè, c'è un cazzo. In questo posto non c'è un cazzo. No. Qui eravamo davanti quella che penso è la chiesa principale di Mirabella. E tipo lì mi avevano chiesto praticamente 1 euro. Cioè, un ubriacone mi aveva chiesto 1 euro. Comunque c'è uno spettacolo in. Cioè, c'è la vita. Si vede una cosa spettacolare da lì. Cioè, mi piace davvero tanto. Poi siamo andati tipo in un posto che sembrava uno skatepark. E c'era questa cosa tipo quella di Assassin's Creed da cui fai il lancio della fede. Che era davvero un botto figo. Siamo stati un po' lì e abbiamo esplorato un po'. Cioè, io ho esplorato perché ovviamente lei è di là, quindi sa cosa c'era. Cioè, sa cosa c'è. Abbiamo appena mangiato, mi sa che dopo farò un doppiaggio di merda, il microfono, visto che l'infame qua non mi ha preso il suo microfono. Le persone pensano che io stia malato perché sto parlando ad una telecamera, ma me ne faccio un cazzo. Abbiamo trovato questa chiesetta. Sembra interessante. Potrebbero esserci riti satanici, gente morta. Vediamo, vediamo. Qui sembra esserci una finestra. Cosa si intravede? C'è un altare, una chiesa. Sembra tutto molto normale, ma chi ci dice che non c'è qualcosa nascosto dietro? C'è un vialetto, sono delle orme, cioè un passaggio. Si passa di qui per andare dove? Si va di lì. Ma oggi noi non scopriremo questo, ma noi oggi stiamo facendo un giro esplorativo, un giro complessivo di questa Mirabella nuova, questa Mirabella che ci trasmette delle emozioni, ma sono emozioni positive, negative? C'è Satana all'interno? Non lo sapremo mai. Quindi continuiamo a esplorare e vediamo come va a finire. Qui abbiamo la scuola media di Mirabella, dal nome Giuseppe Filisteo. Una leggenda narra che questa scuola, tipo qualche anno fa, dei ragazzi si sono ammazzati. Ma ammazzati come? Ammazzati a colpi di minchia. Pa, pa, colpi di minchia, pa. Riferimenti puramente casuali, gente che ci investe, perché? Che non sapete, che vi dico io? Poi solo dai. È che qui, bella la moto, è che qui non esistono semafori, non esistono strisce pedonali, perché qui c'è GTA 5 Real Life. Ci vediamo in un prossimo video. Ragazzi, per questo video è tutto. Dietro la telecamera c'è quella, la mia ragazza. Niente, adesso sto aspettando l'autobus. Ho scoperto dove abita la nonna di Leandra. Quindi. E quindi un cazzo. E
Se volete altri video di questo genere, lasciate like, iscrivetevi e condividete il nostro video perché ti vengo a prendere a pedate da dietro la telecamera. Ovviamente ti amo tantissimo. E niente, è un video inutile perché alla fine quella di là mi ha rotto le palle tutta la giornata e non mi ha fatto registrare niente. Però... E non devi andare in parascino là dietro perché tanto ti faccio una foto da qua e poi la metto. E stacchiamo tra 3, 2, 1... Ho già fatto la fine del video, però male che vada la sto rifacendo. E niente, alla fine sono arrivato, sono qui di nuovo al girone, sto aspettando mia madre che arriva. E sta piovendo. Sono arrivati i cani. Figlio di puttana, perché sta abbaiando a me? Perché mi stanno abbaiando i cani? Ma che ho fatto di male? Figlio di puttana, andate via. Che ho fatto di male? Sta nevicando. No, cioè qua sta accadendo roba. Rosy, ma sta nevicando! Ma sta nevicando! Mio Dio! Sta nevicando in diretta! Mostruoso!